Bentornati a tutti quanti, Annemo fa cose, ennesima puntata sulla realizzazione del diorama in cui insieme vediamo anche la realizzazione di alcune semplicissime tecniche di pittura che vi aiuteranno a rendere più realistici i vostri modelli o i vostri diorami, le vostre basette di presentazione. Questo luminosissimo foglio bianco è per darvi una dimostrazione di come andremo a fare una cosa molto ritenuta abbastanza difficile, ovvero le scritte sulle pergamene o sui libri, in questo caso è un libro. Il trucco che ho trovato più realistico, nonostante si possa poi in realtà realizzare delle vere e proprie lettere con la giusta manualità, se ci riesco io, che mi tremano tantissime mani, figuratevi voi che avrete sicuramente la mano più ferma, è simulare o dissimulare una scritta microscopica. Ve lo faccio vedere in grande su questo foglio di carta, che grazie all'illuminazione del controllo, il bilanciamento del bianco sembra mostruosamente bianca. Datemi un secondo che sistemo un attimo il bilanciamento del bianco. Allora, vediamo così. Ok, smorzo un attimo la cosa, poi lo riporto diciamo bene quando ripassiamo di nuovo sul diorama. Per fare una scritta la cosa più semplice è fare uno scarabocchio, ovvero una linea di questo genere. Se volete che le scritte sulle vostre pergamene assomiglino molto di più a dei caratteri stampati, perché questo potrebbe simulare una scrittura in corsivo, tipo, che ne so, una pergamena in cui c'è la classica capolettera da miniatura e poi tutte queste scritte così è, o magari fate tutta la cosa e poi alla fine una sorta di firma, ok? Non si vede benissimo, ok? In alternativa potete fare una simulazione dei caratteri stampati che è si realizza in maniera molto banale, ovvero facendo una serie di lineette più o meno parallele che viste da lontano simulano una serie di caratteri stampati. Voi potete rinforzarne qualcuno che sembrano delle lettere più grafiche, delle T, delle cose del genere, ok? Ovviamente questo è fatto in grande con una penna, visto che voi lo dovete realizzare su questa superficie minuscola che è la pergamena di questo libro. Ovviamente vi serve una tecnica che simuli il diciamo la scrittura e non che vi prenda tempo come se stesse scrivendo qualcosa di vero e proprio su una pergamena. Ripeto, è anche possibile con una certa pratica scrivere lettere vere e proprie, poi magari vi farò vedere in un piccolo tutorial o se ci capita nella realizzazione di questo diorama di che cosa si tratta, però adesso vi spiego diciamo questa tecnica molto più semplice. Prendete un qualsiasi nero, in questo caso prendiamo l'Abaddon Black della GV, lo mantenete abbastanza puro, ovvero diluizione veramente veramente relativa, molto 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 relativa. Cercate di non diluirlo, perché in questo caso andate a fare un tratto più preciso, che poi lo potete mascherare laddove sbagliate per dare anche un effetto pergamena. In questo caso io sto utilizzando un pennello triplo zero, in realtà la cosa va benissimo anche con un pennello molto più grande. Se ci prendete la mano, in questo caso io stavo usando finora un 1, sempre della serie Winsor & Newton, che in realtà nascono come pennelli per
dipingere ad acquarello. Aneddoto abbastanza curioso è che una serie di pennelli di altissima qualità, in questi anni forse hanno perso qualcosina, pennelli di altissima qualità richiesti dalla regina non so che cosa inglese per dipingere. La casa, per accontentare la regina, ha usato questi peli di martora, che sono delle setole molto pregiate per la costruzione di questi pennelli, per fare questa serie particolare. Adesso già si inizia ad intuire la finta della scritta sul libro. Probabilmente poi, per aumentare la veridicità della cosa, vado semmai a fare qualche lavatura con un tono marroncino che simula una carta sbiadita o la carta pergamena. Non seguite sempre gli stessi tagli tra le parole, perché se no risulta troppo schematico e meno realistico rispetto a una scrittura di un libro. Quindi intervallate delle pause fra questi trattini diverse. Ovviamente iniziate le parole anche dalla parte iniziale della pagina. Il fatto che vadano a scomparire dietro questo cordoncino non vi frega affatto. Se sbagliate, per cui vi vengono dei simboli o dei scarabocchi troppo, doppi, non vi preoccupate, perché facendo la stessa cosa al contrario, con un color pergamena, uno screening skull, un qualsiasi colore simile avorio, vi andate a riprendere le lettere e tutto risulterà abbastanza credibile, abbastanza semplice. Come vedete, la cosa è banalmente efficace. Sembra già che su questo libro ci siano delle scritte. In particolare voglio questo effetto tipo di scrittura stampata o miniata, comunque con dei caratteri abbastanza regolari. Cercate di portare sempre la stessa spaziatura. Poi, ovviamente, ve lo faccio vedere semmai all'inizio di quest'altra pagina, potete anche simulare i capi lettera, quelli tipici delle miniature. In questo caso io adesso vado a lasciare questa riga di scrittura monca, in modo che, iniziando più in basso, simulo come se ci fosse un capoverso e quindi un altro capitolo di questo mio scritto inesistente. Continuate così. Sempre piccoli trattini, una serie di puntini o tratti appena accennati. È molto semplice. È molto semplice e, come vedrete alla fine, veramente di... Sì, ho caricato troppo il pennello. Veramente efficace, rende veramente bene l'effetto di una carta riempita di una pergamena, di uno scritto, di qualche cosa in particolare, molto in linea con le miniature, con le pergamene tipiche di molti decorazioni imperiali. Pergamene devozionali con dei tratti un po' più marcati, potete simulare magari dei caratteri demoniaci, e la stessa tecnica la applicate in maniera veramente semplice anche altri eserciti, tipo il Caos, mi viene in mente i Warbearer, che nella loro visione molto molto traviata, a loro modo hanno un livello di devozione molto alto. Prendo una punta di Screaming Skull, sempre colore GV, layer, anche questo diluito pochissimo, e vado a sistemare
dei piccoli errori, dei rinforzi troppo marcati di alcune lettere. Questo ovviamente lo potete fare sempre a colore asciutto, essendo che il colore è diluito pochissimo, metterà anche pochissimo ad asciugare, quindi potete gestire questa parte di lavoro in maniera molto semplice e molto veloce. Adesso vi faccio il dettaglio, vediamo se riesco ad aumentare leggermente lo zoom, eccolo qui. Come vedete sembra una scrittura, in realtà è una serie di trattini veramente privi di significato. Andiamo a simulare adesso un capolettera. Un capolettera, banalmente lo facciamo con uno sfondo rosso. Voglio un rosso abbastanza acceso. Andiamo con Level Sans Scarlet. Voglio un colore abbastanza acceso perché deve risultare finto, un colore da miniatura e quindi non un colore naturale, con una sfumatura naturale rispetto a quello che può essere il cuoio della copertina intorno al libro, che ho trattato semplicemente con un corn red, un rosso abbastanza carico, un rosso simile al di transizione tra il rosso vero e proprio e il marrone, un bordeaux per capirci. Allora, il capolettera, banalmente andiamo a fare un riquadro con il colore che abbiamo scelto. Scegliete colori piuttosto brillanti e abbastanza appariscenti. Per mia esperienza, i migliori in assoluto sono il rosso e il blu, perché il rosso è sempre abbastanza cattura l'occhio, il blu rimane abbastanza evidente e innaturale, che comunque sulle cose scritte, stampate, le cose appaiono sempre abbastanza innaturali, soprattutto sulle miniature. Evitate colori magari brillanti ma meno decisivi, come può essere un giallo, un colore che facilmente si confonde con la parte intorno, ovvero con la parte dipinta color pergamena, color avorio. Se sbavate, riprendete lo screening tool e andate a sistemare il riquadro. Anche qui la precisione è relativa, a meno che non dovete fare un pezzo da esposizione. I bordi, anche se non sono perfettamente netti, non vi state a preoccupare. Allora, facciamo il capolettera. A questo punto lo facciamo anche questo con un colore chiaro. Simuliamo una P. Se nel disegnare la lettera vi sbagliate, riprendete il colore del fondo e andate a evidenziare meglio i tagli. In questo caso sembra quasi una F, facciamo una F. Per la grandezza che ho scelto, forse è più semplice e più riconoscibile, perdonami. Ok, poi in realtà dalle fotografie vedete che è uscito una sorta di sgorbio di forma vagamente F. Da lontano vi dà l'idea della lettera di una capolettera. Ok, vediamo se riesco. Eccola, con questa luce si vede un po' meglio. Ovviamente il dettaglio della mia telecamera non permette di capire bene che lettera ho fatto, però
fidatevi, tanto voglio dire, è una decorazione, nulla di più. Anche qui riprendete, ovviamente staccate un po', riprendete a fare un testo tipo a caratteri, sempre col colore nero. Se avete problemi di precisione, usate un pennello particolarmente fino, non è per forza di cose una necessità, perché una volta che ci prendete la mano, se avete un pennello che tiene una buona punta, paradossalmente avere il pennello molto fino vi fa aumentare i tempi di lavoro, perché i pennelli molto fini non per forza di cose sono più precisi. Ovviamente se prendete delle marche un po' più scadenti o dei pennelli sintetici, e soprattutto il serbatoio di colore, che sarebbe la quantità di setole di cui è composta la punta del pennello, essendo molto più piccolo, vi terrà proporzionalmente meno colore, e dovete più volte rispetto alla setola più grossa ricaricare il pennello. È un problema? No. Su questi lavori di precisione, utilizzando un colore addirittura puro o veramente poco diluito, forse è quasi un vantaggio, perché così non vi si secca troppo il colore sulla punta del pennello, non rovina il pennello nella punta delle setole. Altro accorgimento che vi do, ovviamente non è questo il caso: quando immergete i pennelli nel colore, non fate mai in modo di arrivare alla parte metallica, alla ghiera metallica del pennello, perché se il colore va lì dentro e avete comprato un pennello dal costo di 1 milione di euro, nel giro di un paio di volte che pitturate, probabilmente si rovinerà e non terrà la punta, esattamente come il peggiore dei pennelli prodotti su questo mondo. Quindi attenzione alla manutenzione: è molto più utile una buona manutenzione su un cattivo pennello che un buon pennello tenuto veramente male. Poi ci sono dei liquidi per lavare i pennelli o dei restorer, che sono dei liquidi abbastanza oleosi che tendono a rifare la punta ai pennelli. Ok, si aiuta, ma se li tenete bene, fondamentalmente voi stessi pennelli ci pitturerete per anni. Nel caso della mia esperienza con questa marca particolare, si tratta proprio di anni, nel senso dei pennelli che ho ormai quasi, anzi senza quasi, da più di 10 anni, da ben più di 10 anni. Semplicemente non facendo arrivare il colore dove non deve. Continuiamo a decorare questa serie di puntine, questa serie di lineette, quest'altra parte, quest'altra pagina del libro. Faccio vedere tutto il processo, anche se è abbastanza ripetitivo, abbastanza noioso, ma è per farvi vedere il risultato finale, che rimane piuttosto, a mio modo di vedere, realistico, con un lavoro veramente relativo, sinceramente anche migliore del semplice scarabocchio, diciamo, della tecnica corsiva per fare le pergamene. Continuiamo così, questa la chiudiamo un po' prima perché questo capoverso finisce qui. Ecco il nostro libro. Dalla telecamera non si apprezza benissimo, poi vi faccio delle fotografie, vedrete che è veramente d'effetto, veramente semplice. Qui ho sporcato la parte in nero con del rosso, la ripassiamo subito. Allora, che altro possiamo fare? La pietra, in realtà già l'ho fatta fuori telecamera,
Una pietra veramente semplice da realizzare perché è una semplice sequenza di colori abbastanza neutri. In realtà ho usato un verde per contrastare col tono molto freddo del terreno, però niente di sensazionale. Sperimentate con i colori, tanto se volete una pietra bene o male deve sembrare grigia, non per forza di cose nei vari passaggi, nelle varie transizioni deve essere grigia. A questo punto andiamo a fare velocemente la base dei due teschi che già si trovano sulla basetta, questi due dettagli qui. Andiamo a usare un colore marrone abbastanza neutro, l'XV88. Voglio dare un tono più caldo a questi teschi, anche se ho detto che voglio mantenere un tono abbastanza neutro, abbastanza freddo dell'insieme. Voglio dare questa base vagamente più calda per differenziare i materiali, per esempio dalla carta che ha un colore bianchiccio più verdino, più verdognolo. Allora, ovviamente non usiamo il 3-0, ma un banalissimo numero 1. Diluiamo un pochino il colore e passiamo una copertura più o meno uniforme sui teschi, sulle pellicce, su queste cose così, così come sul terreno. Se ricordate la prima parte di pittura di questo mini tutorial. Se lasciate delle zone non per forza di cose ben coperte, in realtà è un vantaggio perché vi dà un minimo di texture, un minimo di variabilità cromatica che vi simula dei colori più realistici delle variazioni delle crepe, in questo caso delle inclinazioni sugli ossi, delle parti in ombra, degli ossi danneggiati. Per il terreno ovviamente vale la stessa cosa per delle fossette o qualsiasi cosa che abbia un aspetto o debba avere un aspetto naturale piuttosto che architettonico, più schematico, più artificiale, ok? Andiamo a pulire qui che ho sporcato un po' del verderame che ho fatto la volta precedente. Continuiamo a terminare la prima copertura. Banalmente le zone in ombra le posso lasciare di quel tono marrone desaturo che ho usato praticamente anche per fare il terreno. Vediamo qui, ma qua davanti c'è bisogno di un piccolo tono almeno sui denti e sulla parte dello zigomo. Stesso discorso del metallo, le parti in ombra di qualsiasi materiale più rimangono opache, più complessivamente risulteranno essere realistiche e veritiere. Mischiamo a questo XV88 un colore più chiaro, che in questo caso è dello Screaming Skull. Se volete nella gamma GV, come in tantissime gamme di tantissimi colori, avete dei toni intermedi. A me piace da morire mischiare i colori perché mi piace allungare le cose, in realtà non c'è un vero vantaggio nel fare una cosa del genere. E andiamo a rinforzare le parti lucide di questi scheletri. In questo caso diluite vagamente di più il colore per creare una transizione morbida, soprattutto sulle superfici tonde o globose, come può essere la calotta cranica. Prima di andare a rinforzare le luci, potete comunque dare dei colpi netti di colore e poi con il colore più sfumato andarli a raccordare. Aggiungiamo sicuramente un po' più d'acqua per creare una transizione più morbida, un colore più sfumato.
Per scaricare velocemente il pennello, banalmente lo passate sulla pelle e ottenete due cose: una punta più precisa e il pennello carico della giusta quantità di colore. Altro piccolo suggerimento: tenete conto che, ovviamente, non è che me lo dico da solo, a detta di molti sono un pittore bravo, se non addirittura notevole, in particolari tangenti, ma mi piace ottenere degli effetti particolarmente buoni, possibilmente usando tecniche abbastanza semplici. Diversamente da tanti altri, uso moltissimo il dry brush anche sulla sfumatura delle armature. Magari in un tutorial successivo lo andremo a vedere sul Marine, questo molto ammazzato. E tenete conto che con la giusta sequenza di diciamo di tecniche potete raggiungere risultati visivamente notevoli con tecniche molto molto poco curate. Il dry brush è sicuramente una di queste, perché non è una tecnica di pittura precisa con delle velature ricercatissime, con delle transizioni ricercatissime, però come avete visto per la tecnica che abbiamo utilizzato qui sulle scritture delle pergamene, in realtà a distanza di gioco, ovvero a distanza di un braccio, che è solitamente la distanza vera da cui si apprezzano le miniature, fondamentalmente la transizione del colore che voi non fate la fa all'occhio, perché a quella distanza i colori vicini li fonde per necessità visiva. Ok, quindi è l'occhio di chi vede che crea la sfumatura buona, anche laddove la sfumatura non è affatto buona o non c'è per niente, come può essere un dry brush veramente grossolano o un chalk brush, per essere più precisi, che è una tecnica molto molto simile al dry brush, leggermente più bagnata, che apprezzo molto perché soprattutto sulle grandi superfici dei veicoli risulta una superficie abbastanza polverosa, abbastanza sfumata, come se fosse una superficie trattata da aerografo, con dei tempi di esecuzione mostruosamente minori e con un controllo delle aree di sfumatura decisamente più gestibile di un aerografo. L'aerografo, tenete conto che è un buonissimo ausilio se avete una buona manualità, un terribile compagno se non avete molta dimestichezza, cosa che vi limiterà a farvi passare solo le basi dei colori, che è particolarmente riduttivo per uno strumento del genere. Manca un minimo di colore qui, sempre sui zigomi, una parte più in alto di quest'altro teschio. Facciamo un piccolo rinforzo di colore nelle parti più in luce. Non vi preoccupate ad aumentare i contrasti, perché nella scala di gioco del Warhammer 40.000, più è forte il contrasto tra la luce e l'ombra, più banalmente sembrerà realistica e leggibile soprattutto la miniatura. Il concetto di leggibilità poi è una cosa che vi spiegherò più in là, per farvela molto breve: se i contorni o i colori delle varie zone, banalmente come questo modello qui, che ha già tre colori sopra, non si capiscono perché sono tutti scuri, non sono separati nettamente, è poco leggibile. Se
se voi aumentate i contrasti, ovviamente sarà al contrario più leggibile, più gradevole da vedere. Diamo giusto qualche tocco di screen spool puro. Anche questo va a dare una buona diluizione al colore perché non voglio fare un osso brillante, quindi sbiancato dal tempo, ma un osso abbastanza invecchiato, sempre tendente a questa colorazione giallognola marroncina. Andiamo solo a rinforzare le aree di luce. Ogni volta che fate un passaggio, ripassate su un'area più piccola del modello, così che le parti che avete dipinto sotto siano visibili, perché anche qui banalmente sembra che c'è una sfumatura continua, ma in realtà state barando spudoratamente e sarà l'occhio poi a ingannare la visione con una sfumatura continua che in realtà non avete fatto. Ci vuole un altro po' di colore rasero, ho dimenticato un'area, non so nemmeno se è poi così luce, però la riportiamo sempre per dare questa maggiore leggibilità delle superfici. I colinetti vanno sempre lumeggiati, a meno che non stiate facendo degli abiti, e anche qui, a meno che non siano abiti di seta, meno è netto meno è netto lo spigolo, la luce sullo spigolo, e più dà la sensazione del prodotto più naturale, meno meccanico e meno artificiale. L'osso, una volta esposto, nonostante sia naturale, rimane abbastanza netto come luce. Andiamo a rinforzare tutta quest'area qui. Detto questo, anche questa puntata di Nemo fa cose, il lavoro sul diorama, fondamentalmente la possiamo terminare. Abbiamo visto ben due cose. Come vedete, i teschi adesso sono molto più leggibili. Ci vediamo al prossimo video con le altre rubriche o con questa. Se vi fa piacere, commentate. Mi raccomando, sostenetemi con un bel like, iscrivetevi alla pagina, accendete la campanellina degli avvisi per qualsiasi domanda. Commentate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti quanti.